Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio di Let's Go Eevee. Ripartiamo da qua, da Lavandonia. Abbiamo scoperto nello scorso episodio la città di Lavandonia e anche la torre Pokémon, dove abbiamo affrontato tante medium e abbiamo scoperto delle cose interessanti. Il Team Rocket ha cacciato un esemplare femmina di Marowak e suo figlio, il Cubone, sta cercando sua madre. E purtroppo è stato anche ingannato dal Team Rocket e da Jesse James, che l'hanno rapito e l'hanno portato a Azzurropoli. Quindi in questo episodio raggiungiamo Azzurropoli. Direi che lo facciamo passando dal percorso 8. Qua c'è qualcosa di bello? Qualche bacca? No, il Venusaur purtroppo no. Beh, direi che l'abbiamo ottenuto con noi per un bel po' di tempo. Io mi lascerei ancora la tenuta nera, visto che siamo ancora in mood Lavandonia. Però vorrei portare con me a spasso qualche nuovo Pokémon. E vorrei provare con voi il Mr. Mime, che non ho ancora visto. Quindi portiamoci il Mime appresso. Vediamo un po' che succede. Ah ragazzi, è carino il Mime, che fa il mimo di tanto in tanto. Vedo già degli allenatori e questo percorso probabilmente sarà bello tosto. Quindi cominciamo subito. Abbiamo già la prima allenatrice, una bellezza, che ci dice qual è il Pokémon che è tondo e morbido. Lo Snorlax magari? Credo proprio di sì, e lo vedremo probabilmente presto, anche perché ci stiamo avvicinando ad una fase del gameplay importante. In questo episodio non escludo che si evolvano il nostro Charmeleon e anche il nostro Pidgeotto, quindi probabilmente ci saranno delle evoluzioni. Intanto abbiamo Clarissa, che ha un Pokémon, e manda in campo un Clefairy. Ah ok, tondo e morbido poteva essere anche lui in effetti. Beh, poteva essere anche un Chansey e anche un Jigglypuff, quindi ce ne sono tanti. Comunque, abbiamo il nostro Mr. Mime, che potrebbe far del male al Clefairy, magari fulminandolo di cattiveria, è anche più veloce, quindi di che stiamo parlando? Eccolo qua, paralizzalo, bravo, così il Mr. Mime che mi dà tante soddisfazioni, metronomo, oh oh, questo fa male, perché potrebbe essere qualsiasi cosa, Foglie Lama, ok. Non fa tanto male, per fortuna. Poteva andare molto, molto peggio. Andiamo ancora a fulminarlo, visto che a lui piace tanto. E non credo basti però il secondo fulmine. Per poco. E ancora va di metronomo la maledetta, Se mi butta giù qualche roba che tripletta. Ah, questo fa più male. Pensavo peggio. E non ho neanche avuto degli status. Perfetto. Terzo fulmine e la chiudiamo così. Clefairy ovviamente va giù e voglio capire la bellezza cosa ci dà. Tanti, tanti dindini per favore, perché io sono povero. Vediamo un po'. Clarissa sconfitta. Fermati, non essere così crudele con il mio Clefairy. A 1500. Bene, bene. E tre Pokéball, peccato. Qua però ci dovrebbe essere intanto un allenatore laggiù che vada a sfidare. Però esatto, ricordavo ci fosse una bella zolletta d'erba. E nelle zollette d'erba ovviamente possono spawnare Pokémon nuovi che non abbiamo. E vi ricordo che catturare è importantissimo, oltre a battere gli allenatori che vedo qua e che vado anche a, ignorare di brutto. Perché come vedete qua c'è un sacco di gente da catturare. Allora di chi stiamo parlando? Partiamo dal PG8 e poi catturo un po' tutti. Ti sei imbattuto in un PG8 selvatico di livello 25 che vado anche a catturare in maniera molto molto easy, cioè senza nessuna skill purtroppo. Tre tick e lo catturiamo. Cominciamo bene, dai. Però qua ragazzi c'è un sacco di roba. Tanti Jigglypuff. Non ricordo se il Jigglypuff l'avevamo già catturato. Credo di sì a Celestopoli, Però comunque io lo rifaccio. Intanto becchiamo un ottimo con il Vulpix. Li catturerò tutti. Starò qua un po' di minuti se riesco a catturarli, perché voglio livellare. Abbiamo 47 Mega Ball, abbiamo un sacco di Premier Ball, perché quando compro le Mega Ball in grande quantità mi danno le Premier Ball in omaggio. Quindi utilizzeremo anche qua, anzi borsa, aspettate, cominciamo ad utilizzare perché ne ho 24, E ho anche un sacco di Pokéball normali, quindi magari cerco di farne un po' fuori, di finirle con i Pokémon di livello basso, perché poi ad una certa non funzioneranno più. Intanto però purtroppo queste non vanno a segno come le altre, ma le devo finire in qualche modo, quindi cerchiamo di utilizzare queste. E purtroppo ragazzi, mi ha ingaggiato lei. Intanto però vi voglio far notare una cosa là in alto. Credo che stia spawnando, cioè abbiamo beccato un Vulpix nel momento dello spawn, perché come vedete è minuscolo, davvero minuscolo. A meno che non sia piccolo, ma non credo, perché non vedo le robe azzurre. Probabilmente l'abbiamo beccato durante lo spawn, il che è molto divertente. Intanto però abbiamo Kelly, una fanta allenatrice, loro sono un pochino più forti. E abbiamo un Kadabra. Kadabra potrebbe essere un problema, Però con un fulminello dovrei anche far del male. E anche una bella Breccella, se anche non fa troppo danno. Quindi probabilmente vado giù di fulmine e prendo il sicuro. E però lui è più veloce, mi splasha tutto, perfetto. E mi butta giù le statistiche, purtroppo. Ovviamente la precisione cala. Però noi ci proviamo lo stesso con il fulminello. Ok, facciamo il danno abbastanza buono. Quindi continuo di fulmine, anche perché lui è comunque più veloce. Kadabra è comunque veloce come Pokémon.
è uno dei più veloci in prima gen, quindi ci sta. Raichu e Kadabra fanno tante belle robe, infatti io vorrei volare a Kazama in squadra, però sapete che c'è, mi sto affezionando al Mr. Mime, quindi invece di scadere nell'ovvio, tanto la Kazama ce l'avremo comunque perché ve l'ho detto, voglio completare il Pokédex, io direi che possiamo stare sul Mr. Mime, non è molto efficace, ma il fulmine lo senti, altro che se lo senti. Qua abbiamo un Machoke come secondo Pokémon, allora qua di confusione, di che stiamo parlando? Vi ricordo che la mente è più forte dei muscoli, quindi il tipo psico è super efficace sul tipo lotta. E intanto siamo più veloci, e questo lo senti e come? Due hit che io, a meno che lui non faccia qualcosa che mi fa tanto male come la franella. Già, però in teoria dovrei riuscire a batterlo, quindi vado giù di confusione, perfetto. E dovremmo aver battuto la nostra Kelly, speriamo ci dia tante belle robe, anche perché loro danno tanti soldini in più, il che è buono. Ma dovrebbe darmi, credo, le Ultra Ball. La fantallenatrice in teoria ti dà le Ultra Ball. Intanto Charmeleon sarà a livello 34. Sono stata io a disturbare te. Lo so, 2900 GG e 5 Ultra Ball. Perfetto. Tanto però io vado a catturare qualcun altro. E ho appena notato che il Vulpix di prima stava spawnando, quindi è tornato di dimensioni normali. Abbiamo solo beccato il momento in cui spawnava. E come vedete però stiamo catturando, il che è perfetto. Mr. Mime ci fa il livello 30 e vuole imparare Psicoraggio. Che ve lo dica a fare, ragazzi. Ora voglio solo vedere se... mimica, vediamo un po'. Copia l'ultima mossa usata dal bersaglio e la conserva finché rimane in campo. Questa è buona. Questa è buona, cioè questo rende Mr. Mime stronzetto. Vediamo un po' quant'è la confusione. 50 su 100, psicoraggio dovrebbe essere molto più potente. 65, perfetto. Direi che vado a togliere confusione al posto di psicoraggio, mi tengo mimica. Perché ragazzi, questo potrebbe essere molto interessante a livello di strategia, magari anche contro i Super 4. Quindi al momento ce lo teniamo, poi nel caso decidiamo se toglierlo o meno. Intanto ho catturato un Raticate stavolta e con un eccellente ho fatto un bel po' di punti. Comunque, qua ci sono altri Pokémon, ma sì, dai, ne catturo qualcun altro e poi andiamo avanti. Sfidiamo ora il nostro Danilo Rischiatutto. Sì ragazzi, ho catturato un po' di roba. Seeking, wow. Seeking contro di me, contro il mio Mr. Mime, che vi ricordo ha una mossa che va benissimo in questi casi. Di livello 35 però ragazzi, notare i livelli. Come vi ho detto siamo sottolivellati, purtroppo va così. Per Forcorno dovrebbe essere una mossa da KO, se non ricordo male. Esatto. Perfetto, ciao Mr. Mime, a questo punto butto giù il Pikachu, per forza di robe. Anche il Venusaur, però no, dai, livello un po' il Pikachu anche per cambiare. Quindi, ecco qua, perfetto, buttiamo giù il Pikachu e le sue guanciotte che si illuminano, eccolo qua. E stavolta un tuonello non te lo leva nessuno, anche perché dovrei essere più veloce. E infatti, ciao ciao caro Seeking, beccati il mio tuonello dritto in faccia. È super efficace, non ha più energie. Io non so il drop di questi NPC. 552, quanti punti. Livello 34, ci sta. E wow, 761. Voglio un po' vedere se qualcuno... No, perfetto. Ok, 4200? 3 Pokéball. Ok, le Pokéball sono scrause, però i soldi vanno bene. Fidiamo lui! Ciao, un buono studente. Sembri forte con i Pokémon, ma come vai in chimica? A che pro? Ok, tipo veleno? Sostanze tossiche chimiche? Non lo so. Simone Cervellone, che ha un Pokémon, ha il tablet in una mano e anche un coughing. Ecco, aveva attinenza. E abbiamo il Mr. Mime che ho rivitalizzato per l'occasione, perché volevo che fosse così, quindi ha un bel po' di PS. E direi che andiamo giù di psicoraggio, proviamo la nuova mossa, siamo anche più veloci e dovrebbe far relativamente male questa, Tanto male, scherzavo. 1080, sì, i cervelloni vanno in HD, sempre 1080 ci danno, perfetto, 3 Pokéball, me ne faccio bastare. Ora qua non c'è altro, qua è tutto vuoto, guardate un po' un oggettino. Una velocità X, che non servono a niente, probabilmente poi le rivenderò prima o poi. E qua abbiamo tanti allenatori. Allenatore qui, abbiamo altri allenatori. Qua abbiamo l'altra parte del recinto. Un allenatore qua, un allenatore laggiù. Una Pokéball importante. Due ragazze, doppia sfida. E ultimo allenatore. Poi abbiamo un tunnel e abbiamo anche il percorso. Quindi dovrei sfidare, quattro persone, dai, ce la posso fare. Partiamo da lui e li sfidiamo tutti. Maledizione, ci è mancato un pizzico di fortuna. Sborsa, 4200, quanto mi piacciono i Rischiatutto. Qua invece abbiamo un Ultras al megafono. Non ricordo come si chiamano. Per vincere nelle lotte serve strategia. Vediamo un po' chi è questo NPC.
Non mi ricordo, ragazzi, vediamo un po'. Tecnico del suono, è vero, non ricordavo. Che ha un Pokémon nel nostro Loris. Un Jolteon. Quanto è bello Jolteon, ragazzi. È contro Jolteon, però, diciamo che il Mr. Mime non è il massimo. Anche perché lui dovrebbe fare attacchi di tipo elettro. Quindi se io faccio mimica, copio comunque un attacco di tipo elettro. Ma se io faccio breccia, faccio del male, ho agilità, mi diventa più veloce di me. Ok, anche perché lui è già, Jolteon è molto veloce. Però una breccella dovrebbe farti relativamente male. Beh, pensavo meglio. Andiamo di psicoraggio, magari lo confondiamo alle volte. Doppio calcio, fuori uno, fuori due. Con un fulmine mi avresti fatto tanto più male. Non voglio dare suggerimenti al nemico, Però, se devo dirla tutta, hai sbagliato proprio la mossa. Infatti questa ti fa molto più male, non ti confonde. Ma a questo punto lui è più veloce anche con l'agilità. Esatto. E però, ragazzi, è davvero furbo. Perché a questo punto, ok, poteva farmi del danno. Non è molto intelligente. Comunque, vediamo un po' quanto danno i tecnici del suono, Sono molto curioso. Mr. Mime riceve tantissimi punti. Ok. Loris è stato sconfitto, non ha senso, 756. Ah, è vero, loro sono quelli poveracci. È vero, è vero. Parte la sfida di Antonietta, che ha tre Pokémon teenager. E il primo è un Meo, pensate un po'. E dovrei aver vita facile col Mr. Mime? Dovrei, ragazzi, dovrei. Quindi ci proviamo. Ma sì, andiamo giù di mimica. Vediamo un po'. Andiamo di mimica. Finto attacco. Ok. E ora andiamo di mimica. Bravo, mi prendo il finto attacco. Esatto, lo impara. E a questo punto, invece di mimica, dovrei avere finto attacco, che non utilizzerò, era solo per farvi vedere la mossa. Andiamo giù di psicoraggio, che dovrebbe fare più male. O magari ce lo teniamo, perché per tutta la battaglia lui tiene la mossa che ruba. Intanto ci becchiamo un brutto colpo, GG. E infatti la chiudiamo facile, di livello 25, il Meo. Andiamo anche a prendere le monetine poi da terra dopo, perché siamo dei poveracci nell'anima. Comunque andiamo avanti, dovrebbe avere un terzo Meo. Wow, è una gattara. Parte la sfida di Megan, che ha un solo Pokémon, che è un Pikachu. Pikachu, ciao Pikachu. Ok, non posso usare il fulmine, non avrebbe senso. Posso però utilizzare uno psicoraggio a questo punto. Anche una breccella, Una breccella fa male. Vediamo un po'. Sono anche più veloce del Pikachu, il che è tutto dire. Infatti. Però mi becco lo schianto, Ok, pensavo peggio. Andiamo di nuovo di breccella tattica. E il Pikachu va giù. Come se niente fosse. Come se non ci fosse un domani. Come se per lei la sfida fosse finita, il che è così. E voglio capire un po'. Vediamo un attimo quanti punti ci dà. Perfetto, pochissimi. Guarda cosa hai fatto al mio adorabile Pokémon. E allora non mi avresti sfidato. 500 Pokédollari. Pochini. Aspetta Mr. Mime, dopo rifaccio il giro così mi dai la bacca. Grande fungo, questo ce lo rivendiamo. GG. Oh, perfetto, ci siamo rifatti un po' di soldi che non mi hanno droppato queste due tizie un po' poverelle. Quindi, torniamo su. Mr. Mime, vai pure a raccogliermi la bacca, grazie. Te ne sarei grato. Grazie, raccogli tutto, Mr. Mime. Oh, applaude, che carino. Ok, ha trovato qualcosa in mezzo alla vegetazione. Una bacca ananas dorata da Mr. Mime. Perché ci sono quelle argentate e quelle dorate che hanno effetti più a lungo in battaglia. Intanto, questo tunnel dove porta? Via Sotterranea, Azzurropoli, Lavandonia. Va bene. Io però voglio sfidare lo studente, che è l'ultimo, e poi andiamo nel percorso. Quindi a questo punto andiamo nel percorso, che se non ricordo male dovrebbe essere chiuso, Magari me lo invento, vediamo un po'. Sono un guardiano in servizio, però ho una sete. Come mi berrei volentieri un tè? Ah, mi dispiace, al momento non si può passare di qua. Esatto, ricordavo bene, quindi dobbiamo tornare indietro e passare per la via sotterranea che ci condurrà ad Azzurropoli. Quindi lo facciamo. Vediamo un po', magari troviamo anche qua degli oggetti. Intanto c'è un tizio, anche dalle parti di Azzurropoli dovrebbe esserci un Pokémon che dorme. O almeno così ho sentito dire. Lo so bene, lo vedremo più avanti. Intanto raggiungiamo il tunnel. Stavolta è cambiata la direzione, ci sta questo cambio. Abbiamo sempre le strisce blu e rosse, che mi piace. E abbiamo degli oggetti, ok? Troviamo una precisione X, tutti oggetti utilissimi, perdono le persone nei tunnel. Abbiamo un secondo oggetto, una difesa X, wow, davvero bello, un drop che non mi dimenticherò mai. Però raggiungiamo già la fine del tunnel, che è perfetto. Abbiamo una bellezza, salve signora bellezza, incredibile quante cose si possono trovare al centro commerciale di Azzurropoli, lo so, lo vedremo. Tu ci vai spesso? No, è la prima volta in effetti, però conto di andarci spesso in futuro. Raggiungiamo quindi il percorso 7, fatto da allenatori. Grazie, prendimi pure la bacca. Perfetto. Vedo un bel Raticate bello bello tosto. E però non ricordo se qua
i livelli cambiano, sono più bassi? Beh, è il momento di scoprirlo, quindi vediamo un po' di che livello è il Raticate. Perché se sono belli grandi i livelli, 27, scherzavo, qua ragazzi mi livello un po' la squadra, quindi ci vediamo fra 2 mesi, perché starò qua a catturare un po' di Pokémon. Ragazzi, che vi avevo detto, assistiamo alla prima evoluzione dell'episodio, e credo... beh, Charmeleon ci mette ancora un po'. Però abbiamo fra le mani il nostro piccione reale, ovvero stiamo per ottenere il nostro Pidgeot. E ora ci gustiamo insieme l'evoluzione. Eccolo qua che si sta evolvendo. E devo dire che sarà un buon acquisto per la squadra. Anche perché a questo punto credo farò dei cambi. Non lo so ancora bene, ragazzi. Sto pensando a un Dratini, a qualcosa di lotta da cambiare con Charizard. Cioè, vediamo, vediamo. Ancora non so bene come terrò la squadra. Intanto però ci becchiamo il Pidgeot. Eccolo qua, che non avevamo nel Pokédex, quindi leggiamo anche la descrizione. Abbiamo un Pokémon uccello, può volare ad una velocità di Mach 2 in cerca di prede. I suoi artigli sono armi micidiali. Ok, perfetto. E abbiamo ovviamente catturato un Raticate. E laggiù c'è anche Azzurropoli. Quindi in realtà siamo arrivati ad Azzurropoli, ragazzi. Questo era il tunnel dal quale siamo usciti. Qua c'è ovviamente il passaggio dal quale non possiamo passare perché c'è bisogno del tè. E invece qua c'è una Pokéball. E troviamo un Elisir. Abbiamo una fantallenatrice che vado a sconfiggere, poi sconfiggiamo il coach. E direi che possiamo anche chiudere l'episodio, perché nel prossimo direi che possiamo guardare molto molto bene Azzurropoli, tutte le casette, anche perché Azzurropoli è un pochino più grande. Quindi in realtà non è grande come Zafferanopoli, che è la città più grande di Kanto, però comunque è bella grandetta. Intanto ci troviamo di fronte a un Raichu. Raichu mi fa sempre paura perché è velocissimo. E Raichu potrebbe anche andare giù con delle brecce, però lui è più veloce. Lo sapevo, e il Mr. Mime ci lascia. Ciao Mr. Mime, hai fatto un ottimo gameplay. Però, in teoria, con un bel braciere dovrebbe anche far male. Comunque di livello 28 il Raichu è sempre più veloce, quindi in teoria dovrebbe... ah no, perfetto! Il Charmeleon è più veloce. Barnalo, grazie. Manco per niente. Ci becchiamo il fulmine, questo fa male. Charmeleon soffre, ok. Ma a questo punto io proverei ad utilizzare un'iretta di drago. Vediamo un po', magari questa fa più male, perché il braciere, come avete visto, fa tanto più male. Non ha fatto tantissimo. Secondo fulmine lo reggiamo? Sì, lo reggiamo bene. Quindi con il secondo ira di drago dovremmo anche chiudere la pratica con lui. E spero lei ci dia un sacco di dindini. Credo di sì, perché ha 3 Pokémon, perché è una fantallenatrice, quindi mi aspetto un 4000 buoni buoni. Ductrio sarebbe buono per il nostro... ok, va bene. Che facciamo al Ductrio? Bruciamolo. Proviamo a bruciarlo. Terremoto. Ciao Charmeleon, è stato bello. Lo so che è super efficace. E allora livelliamo il Wartortle a questo punto. Di livello 30. Loro hanno Pokémon di livello 35. Quindi siamo davvero sottolivellati. In questo caso 29, per fortuna. Però comunque dobbiamo allenarli. Quindi, beh, nessuno ti toglie un Idrovampatella. Terremoto fa male anche al Wartortle. Fa un pochino male, lo sapevo, lo sapevo. Però l'idrovampata non te la leva nessuno. E questa ti fa male. Non lo sciotta. È super efficace, lo so che è super efficace, ma lui è più veloce. Per assurdo lui è più veloce. Sì, il Wartortle è lentino, come Pokémon. 17 PS. Ok, idrovampata, grazie. Dovrebbe farmi il 31, però, il che è buono. Quindi ovviamente lui va giù. Molto bene. E a questo punto che si fa di bello? Sì, fa il 31, molto bene. Che Pokémon ha? Mi impara qualcosa di interessante? No, manco per niente. Ok, prossima scelta sarà Seal. Seal è tanta roba. Seal non lo posso per forza. Direi che qua si va di Pikachu, che è 34, per livellarlo. Il Seal purtroppo, ragazzi, non lo posso affrontare con il Wartortle. Se anche è efficace il fulmine, qua il Charmeleon avrebbe avuto tante chance, perché essendo ghiaccio il fuoco avrebbe fatto il suo bel dannino, però purtroppo Charmeleon non c'è. Quindi ci accontentiamo di fare un bel tuono, tanto per, e lui è più veloce però. Un acquagetto, che fa davvero poco. Se però mi hitta il tuono, lui è spacciato. Oh, ce l'abbiamo fatta, vediamo un po' se è vero, se lo one-shottiamo. Sì, è così, perfetto. Ci ha fatto un po' penare l'acquagetto, ma come vedete alla fine l'abbiamo distrutta. Quindi vediamo un po' il coach e poi ci fermiamo con questo episodio. Il percorso 7 è una piccola strada che porta ad un'altra città. Non so spiegarti perché, ma mi piace. Dunque, sei pronta a lottare? Sì, ci sto, grazie Tonton per le indicazioni stradali. Direi che possiamo cominciare. La senti questa musica? È la colonna sonora della tua sconfitta. Wow.
ci mette anche a disagio il tizio. Vediamo un po' quanti Pokémon ha. Mitsuhiro, coach 2. E ha un Farfetch. Ah, così me lo dici, quanto è bello il Farfetch. Mr. Mime, conto su di te. Conto su di te e conto sul fatto che lui è di livello 29, io di livello 30 e che ho una mossa che si chiama Fulmine nell'inventario e che sono più veloce di te. Quindi vediamo un po' com'è la musica che senti, eh? Wow, paralizzato. Una musica della mia sconfitta, la sento. Intanto però lui ha facciata, questo fa male, fa tanto male, maledetto uccello che non sei altro. Mr. Mime, farlo fuori, grazie. Ok. Mezza musica l'abbiamo sentita della sua disconfitta, Però abbiamo rischiato tanto col Mr. Mime. Secondo Pokémon ha sempre Pokémon di tipo uccello. 31 per Mr. Mime, meritatissimo. E vediamo un po' che Pokémon ha il tizio. Intanto 795 PL, perfetto. C'è qualcuno che livella? No. Wigglytuff, possiamo fare un bel cambio Pokémon. E ci buttiamo giù magari un Pikachu. Ma sì, dai, anche perché lui accanto potrebbe addormentarmi, sì, potrebbe essere un po' particolare. Vediamo un po'. E soprattutto, quale sarà il premio del coach? Non vedo l'ora di scoprirlo. Intanto butta giù Wigglytuff, cattivissimo. E andiamo giù di Pikachu, andiamo giù di Tuono, che abbiamo 5 su 10, In realtà dobbiamo anche evitare l'attacco. Facciata, questo fa un male cane. Tanto male. Brutto colpo addirittura, che bello, che bello. Sapevo che i coach erano un pochino più difficili. Ok, stavolta non ha evitato l'attacco, non lo butterà giù sicuramente il tuono, quello no. Fa il suo dannino, potrebbe anche parrarlo, facciata, seconda facciata, ciao Pikachu, è stato bello. E cerchiamo di buttarlo giù perché potrebbe anche essere un problema davvero. Quindi io non canterei vittoria e neanche la canzoncina della vittoria come ha detto lui. Quindi cerchiamo di buttarlo giù e poi cantiamo. Facciata sul nostro piccione. Ben regge. Ok, la sentite ragazzi? La musica della mia sconfitta? Eccola qua. Perfetto, Wigglytuff va giù di livello 30, quindi in realtà è stata una sfida anche abbastanza tosta. Però Pidgeot riceve un sacco di punti. I punti esperienza vengono condivisi, Charmeleon sale a livello 35 e manco un livello per avere Charizard, non vedo l'ora. E Mitsuhiro coach, è stata una bella sessione di training. No, non ci siamo. Allora, adesso tu togli fuori dal tuo deretano, perché non so bene dove abbia messo la radio. Togli la radio e mi fai sentire la musica della mia sconfitta. 3000 Pokédolle! Scherza, sei scusato. Mi va bene così, dai, direi che mi posso accontentare. Mitsuhiro, ciao, grazie, ti ringrazio per l'eccellente lotta. Tieni il segno di riconoscimento, facciata per caso. Facciata, questa fa un male cane. Perfetto. Vediamo un po', una mossa d'attacco utilissima, la cui potenza raddoppia se chi la usa un problema di stato. Questa potrebbe essere interessante da insegnare a qualcuno. Magari ci penso e la insegniamo. Comunque ragazzi, raggiungiamo una nuova città. Arriviamo ad Azzurropoli. E la prima cosa che troviamo, oltre al Team Rocket a giro, ma lo vedremo nel prossimo episodio, è sicuramente il centro Poké, che vado a raggiungere. E ovviamente vado anche a curarmi la squadra, che è il minimo. E magari faccio due chiacchiere con tizi qua del centro Poké. E nel prossimo episodio vediamo Azzurropoli in tutte le sue forme, perché è molto molto carina. Avete visto che è Azzurropoli ma è verde. Questa cosa mi piace molto, le hanno ritexturizzate davvero benissimo le città, mi piacciono davvero un sacco. Torna pure quando vuoi, grazie. Intanto parliamo con alcuni di loro. Vedi quella ragazza lì in fondo con Abra? Dicono tutti che sia una veggente eccezionale. Qua ragazzi c'è qualcosa di molto importante, una funzione che hanno aggiunto in questo gioco che è fondamentale. Intanto il tuo Eevee ha uno sguardo davvero intenso. Sento che potrebbe essere il Pokémon adatto per imparare una meravigliosa mossa di mia creazione. Che ne dici? Vuoi insegnare una meravigliosa mossa? Sì. Abbiamo Borla Slurp, Electro Zap, Fiamma Ben, Aura Swoosh, Zona Buia Buia. Ora, queste mosse sono OP. Ora ve le faccio vedere. Vorrebbe imparare Borla Slurp. Al posto di che cosa? Azione. Lo faccio senza pensarci due volte. 40 su 100. Perché tutte queste mosse hanno di base powder 90 su 100. Sono illegali. Come vi ho detto, giocare questo titolo con lo starter, con Eevee o con Pikachu è praticamente assurdo. Toglie tutto il divertimento e fa diventare il gioco monotono. Pensate che io sto insegnando a un Eevee
tre mosse, una di tipo elettro, una di tipo fuoco, una di tipo acqua. Pensate cosa sta per diventare questo Eevee, praticamente è troppo OP, quindi in realtà non avrebbe senso giocarci. Però io gli insegno per farvi vedere anche le nuove mosse e magari le possiamo anche utilizzare in qualche battaglia, così tanto per... Se anche il nostro Eevee ora è sottolivellato perché da un po' che non lo uso, però magari lo possiamo fare più avanti. E anche questa ragazza è a 90 su 100, quindi ora ve le faccio vedere le statistiche perché comunque è giusto farvi vedere tutti gli aspetti del gioco. Però davvero, ragazzi, è assurdo. Andiamo su Eevee, così ve lo faccio vedere. Le ho messi giustamente in ordine di Pokédex. Aspettate che lo devo trovare, tanto è quello con il cuore, quindi non dovrei metterci troppo a trovarlo. Dovrebbe essere da queste parti, andiamo un pochino più in basso. Eccolo qua, di livello 12, sì, l'ho abbandonato molto tempo fa. Info, vediamo un po'. È docile, e vi faccio vedere mosse statistiche. Bolla Slurp, 90 su 100. Fiamma Ban 90 su 100, Electro Zap 90 su 100, Aura Swoosh 90 su 100. Ditemi voi se questo non è troppo OP o se non è barare in un gioco, che è abbastanza facile di per sé, ma con uno starter del genere diventa davvero ridicolo giocarci. Parliamo però con l'oro. Sono venuto da Alola per catturare tantissimi Vulpix di canto. Se ne è uno, che ne dici di scambiarlo con il Vulpix? Ragazzi, secondo scambio dell'episodio. Ecco. Come se lo faccio? Abbiamo tanti di quei Vulpix, 18, 16, 13, 24, 23, 13, 11, ne abbiamo uno più scrauso? Livello 11, ti do questo perché mi dà in cambio un Vulpix di livello 27, direi che lo scambio è abbastanza equo. E qua ragazzi abbiamo un Vulpix di Alola, un Vulpix di Alola che è ghiaccio, ghiaccio puro, non sarebbe male, intanto esatto lo so, poi ovviamente possiamo scambiarne quanti ne vogliamo. Però, dicevo, non sarebbe male aggiungerlo alla squadra, eh. Devo vedere un po'. Ah, intanto lei ci dice della ragazza, ora andiamo a vederla. Qua abbiamo il signorotto, il Pokéflauto sveglia i Pokémon con suoni speciali che possono sentire solo loro. Lo so bene, lo vedremo, qua intanto c'è il bambino che ci dice: se avessi un Pokémon andrei anch'io sulla passeggiata Pokémon. La vedremo più avanti. Qua intanto c'è una medium con un'abra, e ora guardate un po' cosa è stato aggiunto in questo gioco di fenomenale. Oh, ben trovato, sei al cospetto della grande veggente di Azzurropoli. Io ho il dono della precognizione. Posso scrutare nel tuo futuro e narrarti tutto ciò che ti aspetta. Vuoi scoprire la natura di coloro che incontrerai lungo il tuo cammino? Io posso aiutarti per la modica cifra di 10.000 poche dollari. Non lo farò al momento. Cosa significa questo, ragazzi? Mettiamo caso che io voglia un'abra, che non ho trovato su Let's Go Eevee. Però io voglio un'abra e lo voglio timido, perché timido è la natura perfetta per un'abra. Con 10.000 poche dollari, lei mi dice che per un lasso di tempo limitato io troverò solo Pokémon di natura timida. Questo aiuta tantissimo per il competitivo in un gioco che il competitivo non ce l'ha, ragazzi. E che è un po' assurdo. Però questo ci aiuta ad avere i Pokémon di natura perfetta. Ed è una funzione che vedremo più avanti, perché probabilmente lo vedremo. Intanto ci incontreremo di nuovo se il destino vorrà. E lei sta sempre qua, quindi lo possiamo fare anche in futuro. Ma detto ciò, ragazzi, vi dico che per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate come sempre qui il pulsante per iscrivervi ad altri video. Io vi do l'appuntamento al prossimo e vi dico ciao a tutti!